sono state la solidarietà e l'amicizia, le protagoniste del Volley della Befana edizione 2023. Tornato con un grande successo di pubblico dopo 2 anni di pausa a causa della situazione pandemica, la simpatica occasione sportiva, che racchiude divertimento ed agonismo allo stesso tempo, ha riunito 4 squadre, quella dei giornalisti, dei parroci, dell'Avis e dei politici, che si sono sfidate per un obiettivo comune: fare del bene. La formazione dell'Avis Scuola ha vinto il quadrangolare di pallavolo giunto alla sua 10ª edizione per un risultato di 15-4 nella partita finale contro i Sacerdoti, che di conseguenza si sono aggiudicati il 2º posto. Ultimi classificati i politici, che dopo un match combattuto hanno recuperato punti, ma non a sufficienza per battere la squadra dei giornalisti, che si sono classificati al 3º posto vincendo per 15-12. È stata veramente una bellissima serata, era il primo anno che Avis e le maestre partecipavano a questo torneo e sono molto contenta, è stata un'esperienza veramente bella. Siamo diverse colleghe che ci vogliamo bene e si è visto anche in campo, insomma. E poi ci hanno dato una grossa mano anche i ragazzi di Avis, è stato un connubio vincente. Ve lo aspettavate questa vittoria? No, assolutamente no, temevamo tantissimo i preti, infatti. A chi la dedichiamo? A tutti i nostri scolari, a tutti i bambini che erano presenti qua. Organizzata dall'Associazione Genitori di Sant'Orso, da Avis, Vespa Club e Proloco di Fano col patrocinio del Comune, la serata, che si è svolta al Palazzetto dello Sport Salvatore Allende, ha avuto l'onore di vedere la presenza di 4 ospiti speciali. Mattia Raffa della Virtus, la pallavolista russa schiacciatrice della Mega Volley Tatiana Kosceleva, il coach dell'Ital Volley femminile Davide Mazzanti, accompagnato dalla moglie Serena Ortolani, pallavolista della nazionale italiana, vincitrice all'argento ai mondiali in Giappone del 2018. Felicissimo io di essere qui per una buona causa e soprattutto per divertirci insieme e fare un po' di festa. E credo che questo sia il messaggio più bello da mettere in campo oggi e per far divertire sia chi è in campo sia chi è fuori. Durante la serata, tra una partita e l'altra, non sono mancate diverse animazioni per far divertire i più piccoli, mentre l'associazione Fano Cuore ha colto l'occasione, dando la possibilità di usare un defibrillatore ed effettuare un massaggio cardiaco per divulgare un messaggio importante: tutti possono salvare una vita. Ma fondamentale per l'evento è stato il cuore dei fanesi, sempre presente e grazie al quale è stato possibile donare il ricavato della serata pari a 4.000 euro al progetto Open House della Fondazione Giù, l'ente che supporta quotidianamente le famiglie che vivono la disabilità, soprattutto quella intellettiva, che ha un nobile scopo: creare percorsi di inclusione sociale e lavorativo per giovani e adulti. È stata una bellissima serata all'insegna del divertimento e della beneficenza. Ci siamo divertiti tutti, tutti in campo, tutti sugli spalti. Non poteva finire meglio, veramente una gran bella serata che riproporremo il prossimo anno, confidando e sperando nell'apporto di più persone possibili, perché poi tutti uniti si fa del bene e ci fa star bene. A fine serata sono state distribuite le calze della Befana, piene di dolciumi, per la gioia dei tanti bambini presenti tra il pubblico.